E allora, per festeggiare Oscar Prudente, questa sera una serie di persone accomunate dall'amore per la musica. Amedeo Minghi, tu sicuramente rappresenti uno dei meravigliosi fiori all'occhiello di questa nostra meravigliosa Italia e porti la nostra musica nel resto del mondo. Allora, intanto, perché la musica riesce ad unire così tanto le persone? Beh, è proprio l'arte dell'aggregazione per eccellenza. Più delle altre arti, più della pittura, più della poesia. Più di un'altra cosa. La musica, tra l'altro, ha questo grande vantaggio, visto che abbiamo l'Expo e tutto il resto, così, ha questo grande vantaggio di annullare i confini, annullare tutte le differenze, diversità. Per noi musicisti non abbiamo mai guardato il colore della pelle, la provenienza, non ce ne frega niente, non abbiamo mai pensato, no, assolutamente, ma questo da sempre succede questa cosa qui. Quindi l'arte per eccellenza, la musica, è aggregazione, è comprensione, è condivisione, è partecipazione, tutte le cose che finiscono in one è la musica, la musicona. Bravissimo, senti, questa sera ripercorreremo veramente una parte di storia della musica. Allora, io ti chiedo, quando hai cominciato tu, quando ha cominciato Oscar, non c'erano i talent? Ecco, meno male. Ecco, io volevo da te un breve commento su questo dirompenza in TV dei talent. Che ti devo dire, è una moda di questo tempo, come tale avrà oltre che un inizio anche una fine. per il resto... Ma tu, ecco, il tuo primo, diciamo, provino, cioè, perché come si faceva una volta? Adesso ci sono i talent, e va bene, e prima? Intanto ti devo dire che se lo sapevo che ti incontravo, ti avrei portato il mio libro, ascoltando gli americani, tra l'altro Rai ieri, quindi siamo in famiglia, e lì ho raccontato questa cosa che è comune a tutti quanti noi, me, Oscar, tutti quanti gli altri. Noi, nei nostri tempi, si girava con gli spartiti sotto il braccio e si andava dai pianisti. Si andava dai pianisti che erano preposti all'ascolto dei nuovi cantanti. Il mio era Stelvio Cibriani, quello che poi sarebbe diventato Stelvio Cibriani. Era un ragazzo che stava in una stanzetta della Casa Ricordi a Roma e faceva i provini. Io mi presentavo con gli spartiti sotto, e cantavo Lauzi, Endrico, Tenco, cantavo Gino Paolo, cioè cantavo tutti i grandi cantautori italiani. Questo per dirti com'era. Da lì si partiva il provino proprio brevi mani, quello insomma faccio sentire, faccio vedere, capito? Ecco, senza orpelli, senza filtri. Mi è andata bene perché dopo un mese Casa Ricordi mi chiamò e mi firmò, ho firmato il primo contratto ed ero subito buttato nella mischia, ero lì a Scala Reale nel 66, ho cominciato così. Grande, non vedo l'ora di leggerlo questo libro, dove lo trovo? Beh, è uscito qualche tempo fa. No, allora vado subito a comprarlo. Sì, comunque prenotato, lo trovi anche nel mio show, lo trovi, l'ascolteranno gli americani, quindi non ti puoi sbagliare. Grazie, grazie a Amedeo Minghi, e ti lascio perché tra poco si comincia, grazie.